una vita spesa per la Chiesa e per il prossimo. Il nunzio apostolico di Terra Santa, Monsignor Antonio Franco, ha festeggiato a Gerusalemme i 50 anni di sacerdozio. Alla festa sacerdoti e religiosi delle più diverse congregazioni, oltre alle testimonianze di parenti e amici. È entrato nel vivo il campo scuola organizzato dalla Parrocchia Latina di Ramalla. 3 settimane di divertimenti per permettere ai circa 130 ragazzi che partecipano di coltivare e accrescere il proprio talento. Con la messa solenne al Santo Sepolcro si è concluso il capitolo della custodia di Terra Santa. Riconfermata come prioritaria l'assistenza dei pellegrini, il servizio dei santuari e l'attività scolastica sul territorio, hanno portato il loro saluto ufficiale il Patriarca Latino, il Nunzio Apostolico e il Ministro Generale. Monsignor Antonio Franco è il Nunzio Apostolico di Terra Santa dal 2006. Un italiano di umili origini, nato nel 1937, non aveva mai immaginato le sfide che stava per vivere. Il 10 luglio ha celebrato i suoi 50 anni di sacerdozio, il riconoscimento di anni di dedizione e servizio per la Chiesa. La celebrazione è iniziata con la messa presso l'Istituto di Notre Dame, a Gerusalemme, con la partecipazione di numerosi sacerdoti e religiosi delle più diverse congregazioni, oltre agli amici e i membri dei movimenti ecclesiali in Terra Santa. La comunità araba ha reso la serata ancora più speciale, presentando musica in siriaco e armeno. Un omaggio del sacerdote Gushan Arjanan, grande amico del festeggiato. We love him very much, we respect him very much. Noi della Chiesa Armena lo rispettiamo e lo amiamo molto. È un uomo molto umile e allo stesso tempo serio. Monsignor Antonio Franco, che conosciamo già da alcuni anni, è molto importante per noi. Per questo è una gioia per noi essere qui, a questa festa, poter partecipare uniti alla Chiesa Cattolica. Siamo ebrei, un'altra fede, ma siamo fratelli e sorelle e siamo felici di essere qui. Prima di tutto lui è un grande amico. Per noi la sua gioia, la gioia di esso, è la nostra gioia, la nostra felicità. Per questo abbiamo voluto far parte di questa festa. Durante la serata è stato mostrato un filmato con il percorso della sua vita, spesa per la Chiesa e per il prossimo. Testimonianze di parenti, amici, personaggi importanti di tutta Israele. 2 video omaggio prodotti dalla comunità dei Focolari e dal Franciscan Multimedia Center. Una vita, quella di Monsignor Antonio Franco, veramente missionaria. In questi 50 anni è passato attraverso la Bolivia, l'Iran, gli Stati Uniti, le Filippine e molti altri paesi. Una pietra miliare del suo apostolato è stata, oltre un anno fa, la visita alla piccola comunità cattolica di Gaza, dopo i 22 giorni di drammatica guerra. E rispondendo alla domanda sui motivi che oggi ancora lo spingono a lodare Dio, Monsignor Antonio Franco non ha alcun dubbio. Il dono del sacerdozio, guardi, essere sacerdoti è veramente una follia, direi. Cioè nessuno può che chiama, è il Signore che dona. E dona, ci dà una missione impegnativa. Seguiti da un gruppo di animatori, circa 130 giovani palestinesi di diversi istituti ed età stanno dando vita al campo scuola organizzato dalla Parrocchia Latina di Ramalla. Danza, musica e canto, una classe di matematica, una di scienze e una di sviluppo della logica del pensiero rendono il campus estivo un'occasione di incontro e apprendimento unica per i bambini che lo animano. Quest'anno, per l'occasione, gli organizzatori hanno voluto ribattezzare le attività estive con il nome di Sacra Famiglia, lo stesso della parrocchia organizzatrice. Un momento di divertimento, ma anche un'occasione per coltivare e crescere il talento dei ragazzi al di fuori del quadro scolastico. Ci sono 2 insegnanti per i piccoli e grandi che svolgono attività artistiche e lavori manuali, in maniera che si possano sviluppare i loro talenti. Sto approfittando delle sezioni della logica e della matematica, imparando nuove didattiche, ma imparo anche come trattare meglio gli altri. I corsi estivi, inoltre, offrono anche sessioni di lavoro manuale, dove i ragazzi realizzano oggetti in ceramica o disegni manuali. Per padre Akhtam, il campo estivo è anche un momento di arricchimento spirituale. Missione nel Yom
Abbiamo scelto il tema gioia, pace e amore nel campo scuola della Sacra Famiglia. Questo perché i nostri bambini e le nostre famiglie non hanno il vero significato della pace interiore e la vera carità. Perché c'è la gioia nei sorrisi, ma non quella che nasce dalla loro vita. Cominciamo la giornata con un racconto significativo, dove si può avere un messaggio educativo e spirituale attraverso una fiaba di 8 capitoli che mira ad aiutare la gioventù a scoprire il significato della loro vita. Chi sono io cristiano e chi sono come essere umano? La chiusura del capitolo dei frati della custodia di Terra Santa è stata celebrata nella solennità della dedicazione del Santo Sepolcro con la messa presieduta dal ministro generale Fra José Rodríguez Carballo e concelebrata dal custode di Terra Santa Fra Pier Battista Pizzaballa, dal visitatore Fra Francesco Bravi, insieme ai frati capitolari e alle comunità religiose di Gerusalemme. Con il tema guida Sarete miei testimoni, portatori del dono del Vangelo in Terra Santa, 45 frati provenienti da Giordania, Siria, Libano, Cipro, Rodi, Israele, Palestina, Italia, Argentina, Stati Uniti, Egitto, hanno vissuto 10 giorni insieme dal 5 al 15 luglio per programmare la missione della custodia per i prossimi 3 anni. Un'importante questione trattata è stata quella della riorganizzazione interna, con la creazione di una custodia dipendente per Siria e Libano. Riconfermata come prioritaria l'assistenza dei pellegrini e il servizio dei santuari, oltre all'impegno fondamentale nelle parrocchie e nelle scuole che inseriscono l'attività della custodia più direttamente nel tessuto sociale locale. Io vorrei veramente che in questi 3 anni prendiamo molto sul serio i 3 grandi pilastri della rivitalizzazione del nostro carisma. Prima di tutto la dimensione contemplativa, poi la vita fraterna in comunità e poi la missione, ma la missione sempre vista come missione francescana. Ha una grande storia nel passato, ma anche una grande storia per il futuro. Quindi tentiamo di andare verso il futuro verso il quale ci spinge lo spirito e per questo è bisogno vivere il presente con molta passione. Un momento importante del capitolo è stata la visita ufficiale del patriarca Monsignor Fouad Toual, del nunzio apostolico Monsignor Antonio Franco e del ministro generale. Francescani in Terra Santa sono indispensabili. Abbiamo bisogno di tutto e di tutti, di ciascuno di loro, per la loro presenza, per la loro preghiera, per la testimonianza che danno, per la collaborazione di cui abbiamo bisogno. Un segno prima di tutto di gratitudine e poi anche di sollecitudine del Santo Padre per questa missione specifica della custodia per la Terra Santa. La Santa Sede, il Papa ha affidato ai francescani questo compito della custodia dei luoghi santi con una visione lungimirante a mio avviso, e questa missione dei padri francescani è stata nella storia la salvezza dei luoghi santi e continua ad essere la garanzia che questi luoghi saranno preservati e saranno sempre punti di riferimento per i cristiani del mondo intero.